Sicuramente uno dei nostri nobili piaceri consiste nel fumo lento. E badate bene, solo e soltanto così, nonché solamente fumo lento, escludendo a priori tutte le altre forme di fumata. Ovviamente c'è la pipa, che è un vero e proprio manufatto. Qui con me adesso ho un sigaro, nella fattispecie un toro. Per noi il fumo lento non è soltanto parlare, recensire il tabacco, che sia da sigaro o da pipa, bensì e altresì è riunirci, trovarci tutti insieme e comunicare gli uni verso gli altri le proprie emozioni, le proprie vicissitudini, quello che succede, quello che vogliamo che succeda nella nostra bellissima e soave vita. Questo deve essere per noi ed è questa nostra prima passione che sto adesso enunciando. Il secondo dei nostri nobili piaceri è quello che possiamo definire buon bere, o meglio degustazione, che è la stessa cosa che vale per quello che ho detto precedentemente. Come quindi non è soltanto tabacco, ma è degustazione, convivialità. Qui non è soltanto bere o alcol, e così via, comunque assaporando sempre la struttura della bevanda, ma è anche qui il voler stare bene e il degustare un qualcosa. Questa è la giusta chiave per comprendere l'essenza dei nostri nobili piaceri. Nella fattispecie, qui ho un vino santo toscano fatto da un mio amico contadino, seguendo tutti i vari crismi della tradizione per evitare di incappare in spiacevoli sorprese. Quindi è molto importante, come sempre in questi nostri nobili piaceri, che sia il fumo lento, che sia degustare il tabacco o degustare le bevande, sempre fatto in una certa maniera, nelle giuste dosi e soprattutto nel riunirsi, nell'incontrarsi, il cosiddetto simposio che già gli antichi romani, apprendendolo dagli antichi greci, nominavano e si abbeveravano un po' in tutti i sensi. Questo deve essere per noi quello che potremmo definire un nostro giusto modo di essere, ed è questo che anche gli altri dovrebbero capire. Però, anche se non lo capisco, alla fine dei giochi l'importante è che lo capiamo noi. E per terzo, per ultimo, ma non certo per ordine di valenza, vi è lo stile. Questo è uno dei nostri grandissimi piaceri, io oserei dire a livello infinito. Badate bene, carissime e carissimi, lo stile è un qualcosa che deve essere vostro. Non dovete credere a chi vuole imporvelo o a chi vuole suggerirvi qualcosa, chi vi dice questo è giusto e questo sbagliato. Deve essere un qualcosa e
non è detto che sia obbligatoriamente classico, anche il mio personale, ad esempio, è un elegante classico alternativo. Dovete cercare dentro di voi, dove? Lì, nella vostra anima, nel vostro cuore, perché deve essere un qualcosa che viene proprio dal di dentro. Questo è il segreto per avere uno stile giusto. Come vi sentite e come vi dovete e volete esprimervi, quello che volete comunicare. È un discorso veramente lunghissimo, potremmo stare qui veramente proprio, è un infinito tempo a parlare di questo, e vorrò farlo quando magari in un'altra mia bellissima puntata vi spiegherò come nasce e si evolve il mio personale stile. Però per adesso desideravo soltanto elargirvi e elencarvi, così come un nostro tributo, questi nostri tre nobili e soavi piaceri. Quindi per adesso vi saluto e ci vediamo presto. Arrivederci.